In questo passo dello Zibaldone, Giacomo Leopardi tratta uno degli elementi fondamentali, uno degli argomenti fondamentali per quanto riguarda il suo essere poeta, il suo modo proprio di fare, di creare poesia. Per lui la poesia, quella, poi lo diremo meglio più avanti, di quella poesia idillica, che è proprio quella più nota, quella che va dall'infinito, o altri cosiddetti grandi idilli, tipo A Silvia, il sabato del villaggio, il canto notturno, insomma, la grande poesia leopardiana è basata su questi elementi che qua Leopardi cerca di spiegare: vago, indefinito, rimembranze, cioè ricordi, ricordanze della fanciullezza. Ecco, questo in qualche modo è la risposta, in un certo senso, che Leopardi dà attraverso il suo modo di essere poeta, attraverso quella che lui chiama poi poesia di sentimento, a quello che è appunto la possibilità che un poeta moderno ha davvero di fare poesia, di recuperare dentro di sé, di ritrovare dentro di sé, prima ancora che fuori di sé, quello che è quell'illusione di felicità che gli permetta il canto poetico. Abbiamo già detto che il piacere, il desiderio inesausto di felicità è tutt'uno con l'infinito, con il desiderio, con la concezione, con l'idea stessa, proprio tutta anche mentale, di infinito mentale, perché in realtà appunto non esiste nulla di infinito su questa terra e attorno a noi. Ecco che tutto questo infinito in realtà non esistente, noi uomini lo confondiamo con ciò che in qualche modo gli assomiglia, ovvero sia l'indefinito, non ciò che è realmente infinito, non ciò che realmente non ha fine, ma quello che ai nostri sensi in qualche modo pare che non abbia fine. Ecco, quindi noi ci facciamo in qualche modo confondere, ci illudiamo, crediamo che quel qualcosa non abbia limite. Ecco, ma questo in quel momento è sufficiente, riesce a darci appunto quel momento di gioia e di felicità. Ecco che allora, tanto più anche le parole, tanto più esse sono così come le sensazioni vaghe, indefinite, le rimembranze della fanciullezza, tanto più lì noi abbiamo canto poetico. È proprio l'essenza di molte delle più famose poesie leopardiane. Anche nelle parole, ripeto, le poesie, l'abbiamo già detto, pensiamo appunto all'infinito che tratteremo più avanti. Vediamo appunto, ecco, come ci descrive appunto il percepire il sorgere di queste sensazioni e quando queste poi sarà impossibile che sorgano, in un certo senso. Vediamo. Da fanciulli, se una veduta, una campagna, una pittura, un suono, eccetera, un racconto, una descrizione, una favola, un'immagine poetica, un sogno ci piace e diletta, quel piacere, quel diletto è sempre vago e indefinito. Notate come tutti i vari elementi, ma tutti sono elementi che noi possiamo percepire attraverso i sensi, veduta, campagna, pittura, suono, racconto, descrizione, ma poi andiamo anche alle favole, viene subito in mente le favole degli antichi. L'immagine poetica, tutto ciò che deriva già da costruzioni umane, non in realtà che noi percepiamo, sogno, ciò che in realtà non esiste, sono tutte cose appunto lontane o che noi percepiamo come lontane. Più esattamente lui ci dice, vago e indefinito, tutto quello, ecco, ogni cosa che noi ricordiamo in questo modo è in qualche modo vago e indefinito e quello ci può ancora piacere. L'idea che ci si desta è sempre indeterminata. E senza limiti, l'idea in realtà poi in qualche modo appunto limiti li ha, ma questo a noi pare. È possibile che questo accada anche da grandi, perché tutto questo accadeva da fanciulli, e da grandi è diverso. Da grandi, o siano piaceri o oggetti maggiori, non è questo importante, non è l'intensità, la qualità di ciò che noi stiamo vivendo, è proprio la situazione diversa in cui noi ci veniamo a trovare. Siamo noi che siamo diversi, noi che abbiamo perso la capacità di illudersi, noi persone grandi, noi persone che arriviamo dopo secoli di civilizzazione e di filosofia, dove la ragione ha preso posto della fantasia. O siano piacere oggetti maggiori, o quei medesimi che ci allettavano da fanciulli, innocenti, capaci di illuderci, proveremo un piacere, certo, ma non sarà più simile in nessun modo all'infinito, o certo, non sarà così intensamente, sensibilmente, durevolmente ed essenzialmente vago e indeterminato, perché
perché poi la ragione prende subito posto, il piacere di quella sensazione si determina subito e si circoscrive, e quindi subito prendiamo la consapevolezza di ciò che stiamo vivendo. La ragione prende posto appunto dell'immaginazione e il sogno svanisce, la poesia svanisce, il piacere e la felicità svaniscono, rivelandosi per quello che sono, illusioni. Forse la massima parte delle immagini e sensazioni indefinite che noi proviamo pure dopo la fanciullezza, quando noi grandi ancora sentiamo quelle sensazioni, oserei dire quasi quel brivido di gioia, e nel resto della vita non sono altro che una rimembranza della fanciullezza. Ecco, la poetica della rimembranza, così importante in Leopardi. Pensiamo soltanto a Silvia, rimembri ancora, no? Ti ricordi di quando eri ancora innocente, di quando speravi, di quando avevi appunto l'illusione, i diletti, le gioie, i desideri. Rimembranza della fanciullezza. Anche quando siamo grandi, ciò che ci rende per un attimo felice è un ricordo, si appoggia a un ricordo. Se sorge in quel momento è perché si ricollega a quello. È quello che dà sostanza, è il ricordo passato, che in realtà dà veramente corpo, sostanza, quel momento di gioia che noi proviamo anche adesso. Si riferiscono a lei, dipendono o derivano da lei, sono come un influsso e una conseguenza di lei. Tutto questo Leopardi poi, o perlomeno su questo, Leopardi costruirà gran parte della sua poesia che l'ha reso così celebre e così famoso.